Abbiamo chiesto a dei bambini quanto tempo giocano con i genitori. Loro non lo sanno, ma sono lì ad ascoltarli. Ti piace giocare? Sì! Con le bambole, pattinaggio e figurine. E con chi giochi? Solo con mia nonna, con mia sorella, con mio fratello. Le mie amiche non vengono quasi mai. Mamma non gioca proprio sempre insieme a me. Forse perché tiene delle commissioni da fare. È il break and breakfast. Lui fa i letti. E scrive sempre. Oh, mia mamma deve mettere tutti i panni solo a sentitoio. Tanti panni. Papà, giochiamo. No, mi devo vedere la partita. Ti faccio una proposta. Che proposta? Hai 20 secondi per convincere i tuoi genitori a venire qua a giocare con te. Dobbiamo convincerlo. Desidero tanto giocare con mamma. Mandiamoglielo! Questo è uno show per papà. Ti giuro che faccio la brava. Se tu vieni qua... Non faccio più i capricci per lavarmi i denti. Mi fai felicissima. Non mangerò più dolci. E anche se tu vai fuori al balcone, io te le faccio le coccole. Smetti di lavorare, licenziati. Non dico più parolacce. Dai, dici sì, dai, dicilo. Abbiamo fatto credere ai bambini di aver mandato un messaggio ai loro genitori. Ora, gli comunichiamo la risposta. Mi dispiace, non li hai convinti. È quello che pensavo io. Forse non mi crede. Che a volte gli faccio promesse e poi ho qualcosa da fare e non posso farlo. Perché ha detto no? Sta a lavoro, quindi non può venire. Vieni qua! Non mi abbracciare a mamma. Non lo so se mi hai convinto. Aspettare. Mi state facendo la foto. E prometti che giochiamo insieme? Poco o tanto, quanto vuoi giocare? Che c'è? Che c'è? Qui ci sono le palline. Ah, ho già sbagliato. Piede destro sul giallo. Voglio